Lo falegname giusto, io che faccio lo falegname. Nel presepe lo fa lui. O corriere di Messina, o corriere, valli, fa forbici con terra da sola. Erano quei chili che andavano girando gli ambulanti del paese e ognuno faceva il suo mestiere. Chi che vendeva aceto forte, dal retto c'era l'altro che ci faceva paracqua, paracqua, chi faceva aceto forte, chi l'altro faceva paracqua, paracqua, o corriere di Messina, alli famo con terra da sola. Questo era tempo del passato. Ma invece tutto in automatico, ma siamo alle famo cortello con il computer, con il telefonino e già andare alle fami i forbici, no? Sì, sì. Ormai è tutto una cosa modernissima. Paracqua non paracqua, ciò che non chiovi. Aceto ormai lo portano delle bottiglie. La volta padre mi faceva aceto forti, ma era forti, ne mentiva la cuccia d'anzalata e spella in trentisce lavi. Ma invece è tutto in un'altra maniera. Beh, dopo 5 anni l'abbiamo ripresa, la comunità parrocchiale ha deciso di intraprendere nuovamente questa nuova edizione del Presepe Vivente. Ecco, l'abbiamo pensata con l'occasione anche dedicandola a tante persone che non sono più. Abbiamo avuto in questi anni scomparse anche di persone giovani ed è stata l'occasione per ricordare anche queste persone attive nella comunità parrocchiale all'interno del paese stesso. Sì, all'interno del centro storico del paese, un piccolo centro storico, tipico centro storico rurale. Scene sono quelle un poco della tradizione calabrese, quindi avremo le scene dove si potrà assaggiare qualcosina di tipico, tipo una catole che sono i dolci tipici della zona, le frattaglie di maiale, curudicchi, zippoli e via dicendo. Ah, curudicchi e zippoli, ma i zippoli sono chi di moda veramente. Come si chiamano in italiano? Ah no, l'italiano una volta non c'era. I curudicchi con le patate senza. Prima li impastammi, salevitaro e mo li friggiamo tra la patata su palo fuoco. Beh, la particolarità è che iniziamo fuori dal centro storico, proprio nella villa, con la scena dell'Annunciazione, prima a Maria e poi a Giuseppe, e da là si partirà verso Betlemme, che come abbiamo detto si incentra proprio nel centro storico caratteristico di Melicucca. E poi di bello si potranno anche visitare dei locali, delle case antiche, vecchie, proprio di un tempo. Personaggi sono personaggi di Melicucca la maggior parte, poi c'è stata anche la collaborazione dei paesi vicini tipo Monsoreto e Dinami, quindi si troverà la collaborazione anche di questi nostri amici dei paesi vicini, delle comunità vicine. Nell'anno 752 della fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, quando in tutto il mondo regnava la pace, quando venne la pienezza dei tempi, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, si incarna per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso di Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darei alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine. Com'è possibile? Non conosco alcun uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te e l'Onnipotente ti avvolgerà. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me ciò che hai detto. E l'angelo si allontanò da lei. Suo popolo dai suoi peccati.
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. E prese con sé Maria, sua sposa. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era come... Giuseppe, gli altri membri della famiglia? Maria. C'è posto per me, per Maria che deve partorire? Mi dispiace, non c'è su posto. Salve, c'è posto per la Maria che deve partorire? No. Thank you.
Non si può entrare. C'è posto? No. Non è per Maria? No, mi dispiace. Sì, un scarparo, l'ultimo riparo, abbiamo segnato a scarparo. Quando non ha niente, che perdo il tuo lavoro, scarparo guadagna una cosa. Thank you.
e dopo un litro. Quasi quasi si sente, non prende si alza sopra sempre bene. Salute. Salute.